popolare di Palestrina lo voglio ringraziare, come ringrazio tutti gli sportivi di Roseto. Un ringraziamento, ecco, alle leggi dello sport, mi appello. Un ringraziamento lo dovete anche agli sportivi di Palestrina che sono qui venuti per partecipare ad una gara. E a una libera competizione sportiva. Ecco, io quindi mi appello a tutti, anche agli sportivi di Palestrina, agli sportivi di Roseto, affinché con il sistema del sindaco di Roseto si vada a vincere ad una bellissima partita e vinca il migliore. Scusate, l'occasione per donare da parte dell'amministrazione comunale di Palestrina al sindaco di Roseto e al vice sindaco la Palestina, prego, alcuni colori sul itinerario Lazio. Del rosso per la promozione. Incontro di andata del girone finale. Le votazioni all'ordine dei signori Colombo e Terziani di Milano incontrano l'Istituto di Vigilanza Oeste Palestino e il Manico del Roseto. Le votazioni, Istituto di Vigilanza Oeste Palestina, numero 4 Apolloni, numero 7 Tomassi, numero 8 Rossi, numero 10 Cadu, numero 11 Costa, numero 13 Gulli, numero 14 Castaldi, numero 15 Salvatore, numero 18 Parrato, numero 20 Puntaroni, allenatore signor Scarinci. Maite numero 7 Pazzo, numero 5 Forno, numero 8 Battista, numero 10 Vigliosa, numero 11 Aurelio, numero 12 Fanna, numero 13 Battistoni, numero 14 Stoma, numero 15 Corona, numero 17 Mergoni, numero 18 Pistola, allenatore signor Sant'Antonio. Signore e signori, buonasera. Sta per iniziare la partita clou fra Mainter Roseto e Palestrina, una partita che, abbinata al ritorno di mercoledì a Palestrina, potrà sancire la promozione di una di queste due squadre in Serie B d'eccellenza. Prima che la partita inizi diamo un'occhiata alle due formazioni. Per quanto riguarda il Palestrina, il numero 4 è Apolloni, numero 7 Tomassi, numero 8 Rossi, numero 10 Kadir, 11 Costa, 13 Lulli, 14 Castaldi, 15 Santoro, 18 Barraco, 20 Buttaroni, allenatore signor Scarinci. Mainter Roseto, numero 5 Palermo, numero 8 Battista, numero 10 Di Biase,
11 Aureli, 12 Fanna, 13 Battistoni, 14 Stama, 15 Faraone, 17 Melioli, 18 Cistola, allenatore Sorgentone, arbitri i signori Colombo e Dasiari di Milano. Il signor Colombo è quello che sta ora per lanciare la palla per la contesa, conquistata subito dalla Mainterm la prima palla. Quintetto iniziale schierato con Melioli, Stama, Battistoni, Aureli e Palermo. Ecco la prima azione della partita per la Mainterm. Melioli in palleggio, serve Palermo che va a realizzare i primi due punti dell'incontro. Ecco che è in palleggio Tomassi, forse l'uomo più pericoloso per la formazione ospite. Numero 8 Rossi, vediamo, poi c'è il numero 18 Barraco, il numero 10 Kadir, il numero 15 Santoro. Primo fallo, fallo di Melioli su Barraco. Formazione quella del Palestrina, che è senz'altro molto molto esperta, per lungo tempo è stata in vantaggio nella prima fase soprattutto del campionato, ha avuto anche a un certo punto 10 punti di vantaggio sulla Mainterm di Roseto. Intanto 2 punti per Barraco su 2 tiri liberi, e successivamente ha accusato un certo calo dovuto forse anche alla età dei giocatori, ma comunque senz'altro sono giocatori molto esperti, hanno qualche anno in più rispetto alla Mainterm, e probabilmente anche questo sarà costata la prima posizione alla formazione del Palestrina. Intanto abbiamo assistito a un tentativo di andare a canestro di Aureli, che ha subito un fallo, non realizza il primo tiro. Il punteggio è di parità 2-2 fra le due formazioni. Neanche il secondo va dentro, quindi riparte il Palestrina. Palazzetto stracolmo, palazzetto dello sport di Roseto. Tomassi, il tiro da tre di Tomassi, il rimbalzo perentorio di Aureli per Palermo, e c'è un fallo del numero 8 Rossi, fallo di Rossi su Palermo, che è ora in lunetta. Realizza il primo tiro, ci saranno forse 3500 persone al palazzetto di Roseto. Palla conquistata da Aureli sul tiro sbagliato di Palermo. Perde la palla ora la Mainterm, c'è Tomassi che avanza e va a canestro, 2 punti per lui. Melioli per Palermo, il rimbalzo di Stama, e va a realizzare Stama, è salito altissimo a rubare la palla e è andato a realizzare il punto del 5-4 in favore della Mainterm. Barraco, infrazione di passi fischiata dall'arbitro Colombo, e parte subito il contropiede della Mainterm con Aureli, ma c'è il fallo di Santoro su Aureli. 2 tiri liberi per Marco Aureli, primo fallo di Santoro. Tifo assordante per questa partita, importantissima, inutile dirlo, c'è in palio la promozione. Intanto sbaglia il primo tiro Aureli, non il secondo. Primo punto per Marco Aureli, capitano della Mainterm, 26 anni, ormai diventato una colonna per la squadra di Roseto. Anco
ancora un'infrazione di passi, questa volta di Barraco, riparte ancora il contropiede della Mainterm, Palermo, e va a realizzare Palermo. Forse questo è il gioco migliore per la Mainterm, il contropiede, la velocità dei suoi uomini, ancora una palla rubata, poi termina fuori. E forse proprio attraverso il contropiede la Mainterm potrà prendere quel margine di vantaggio per assicurarsi l'incontro, quindi il ritorno del Palestrina. E c'è anche questo canestro di Tomassi che comincia a far sentire la propria pericolosità, e ancora un canestro di Aureli. Sono state distribuite 2000 sciarpe bianca-azzurre a tutti i tifosi. A tutti i tifosi di Roseto. C'è una certa rappresentanza anche del tifo di Palestrina. Tomassi al tiro, sbaglia il primo. Il secondo, palla conquistata dal numero 18 Barraco, che va a realizzare il proprio quarto punto, e ora c'è Melioli che porta in avanti i suoi. Battistoni che è completamente recuperato rispetto alla partita di domenica con il Campi Bisenzio. Melioli per Stama, buona palla per Palermo che non realizza, poi ci pensa Aureli che in tap-in corregge in canestro. Tomassi, palla per la Mainterm, è stato Kadir a farla terminare oltre il parquet. Velocemente la Mainterm si porta sotto il canestro, palla ancora per la squadra di Roseto con Aureli. Aureli, e non realizza Aureli da sotto, aveva ricevuto una buona palla da Battistoni. Ora è Rossi che serve Barraco, ecco Tomassi. Tomassi in palleggio, e c'è il canestro di Rossi, due punti per lui. Riparte la Mainterm con Melioli. Melioli che chiama lo schema, serve Aureli dalla parte opposta a Battistoni. Ecco Stama, Stama è libero per il tiro, sbaglia Stama, il rimbalzo è di Kadir. Riparte il Palestrina con Tomassi, il rimbalzo di Palermo, 12 Mainterm, 11 Palestrina. Aureli, Aureli, e va a realizzare Aureli. 7 punti per lui, numero 8 Rossi in avanti, 14 Mainterm, 11 Palestrina che attacca in questo momento. Tomassi per Kadir, il tiro di Kadir e il rimbalzo di Melioli, in avanti velocemente per Aureli, Aureli, e c'è la rimessa in favore della Palestrina. Il tiro di Aureli è stato il risultato impreciso. Aureli autore di 7 punti finora, e sono passati 5 minuti e 20 secondi dall'inizio della gara. Rossi per Barraco, Santoro per Rossi ancora, ecco che riceve Tomassi, il tiro di Tomassi inspiegabilmente solo e va a realizzare. Poi c'è anche il fallo di Barraco, tiro di Tomassi da 2, realizza il suo 6° punto, e il fallo di Barraco, secondo fallo per il numero 18 in maglia gialla, il Palestrina. Battistoni per Palermo, Melioli, Stama, ancora il tiro di Stama, e realizza Stama. 16 Mainterm, 13 Palestrina, 3 punti di vantaggio per la squadra di Sorgentone. Rossi per Barraco,
ora Santoro, Santoro che va a canestro contrastato da Aureli. Stama per Battistoni, si ferma Battistoni, aspetta Aureli che solo da sotto riesce a realizzare questa volta 9 punti per lui, 18 Mainterm, 15 Palestrina. Barraco tenta la penetrazione, c'è il fallo, fallo di Palermo e dovrebbe essere valido anche il canestro. È valido il canestro di Barraco e c'è il fallo di Maurizio Palermo, primo fallo per lui, 6 punti per Barraco, numero 18 della formazione di Scarinci. Tiro libero supplementare per lui, è buono il canestro, 7 punti personali per il numero 18 che è anche il miglior realizzatore della propria squadra. Ovviamente fino a questo momento 18 pari, quindi il punteggio, e c'è il fallo di Aureli, fallo attribuito ad Aureli, primo fallo per il capitano della Mainterm. Riparte il Palestrina, questa volta sono in parità, 13 minuti e 8 secondi alla fine del primo tempo, e c'è anche l'infrazione di passi di Barraco che spezza questa azione del Palestrina. Melioli, Melioli che chiama lo schema per la propria formazione, ecco Stama, vediamo chi sarà ad incaricarsi del tiro. Melioli, Melioli per Battistoni, ecco Aureli. Palermo, Palermo al tiro, ancora una palla vagante che è presa da, da Barraco, poi ecco che Barraco va alla conclusione, il rimbalzo è di Aureli, ma c'è una decisione degli arbitri, cioè la rimessa in favore del Palestrina. Ecco Tomassi per Barraco, ancora la conclusione, ancora ancora un rimbalzo per il Palestrina e poi c'è la rimessa questa volta in favore della Mainterm per l'intervento di Kadir. Ecco Aureli, Aureli, e ancora un canestro di Aureli, 11 punti per Marco Aureli, 28 Mainterm, 18 Palestrina, 12 minuti alla fine del primo tempo. Rossi, si alza il tifo del pubblico di Roseto. Barraco, c'è un fallo di Stama decretato dall'arbitro Dassiari, dall'arbitro Colombo, scusate, primo fallo anche per Stama. Intanto il canestro di Barraco, ecco Melioli, Aureli, Palermo, Stama, il tiro da tre di Stama non realizza e c'è il rimbalzo di Kadir. Rossi, ora il punteggio è di 20 pari. Intanto Costa sta per entrare, ancora Barraco e c'è il canestro, il sorpasso della formazione di Palestrina, 22 chi difende, 20 chi attacca in questo momento, cioè la Mainterm con Stama per Melioli. Ecco Aureli, Aureli che va a canestro, imprendibile Aureli che ha realizzato finora 13 punti. Rossi, Rossi, ecco Barraco, il tiro di Barraco e c'è ancora il canestro, anche lui molto preciso. Stama per Melioli, a uomo il Palestrina contro, ecco il tiro da tre di Battistoni e realizza con grande precisione i suoi primi 3 punti, 25 a 24 ora il punteggio in favore della Mainterm. Rossi, palla rubata da Aureli,
c'è però la rimessa, l'arbitro assegna la rimessa al Palestrina e c'è il cambio, entra Costa, dovrebbe entrare Costa ed esce Kadir, e infatti 25 Mainter, 24 Palestrina, 10 minuti esatti alla fine del primo tempo. Barraco, Rossi. Rossi si sposta sulla sinistra e serve ancora Barraco al centro, e palla che si perde sul fondo nel tentativo di servire Santoro. Molto alto Santoro, si trova comunque in non perfetta condizione con i veloci uomini di Sorgentone. Ancora un canestro di Melioli, due punti anche per lui. Tre punti ora il vantaggio della Mainterm, 27 a 24. Ecco Costa che serve Rossi. Rossi, il tiro di Rossi. Ancora una palla che termina fuori su tiro impreciso di Rossi. Melioli in avanti velocemente per Battistoni. Il tiro di Battistoni da tre, ancora un canestro da tre di Battistoni, ancora un canestro da tre di Battistoni con un time out richiesto dalla panchina di Sorgentone. Canestro da tre, 30 Mainterm, 24 Palestrina, 13 punti per Marco Aureli, 13 anche per Barraco, che sono quindi i migliori realizzatori fino a questo momento. Poi c'è anche Palermo che ha 5 punti, Battistoni 6 con 2 su 2 da 3, Stama 4 e Melioli 2, questo per quanto riguarda la Mainterm. Poi per il Palestrina, oltre a Barraco, appunto 13 punti, c'è il solito Tomassi con 6 e Rossi e Santoro con 2 punti ciascuno. 30 Mainterm, 24 Palestrina, in un incontro che è senz'altro fondamentale per la promozione in Serie B d'eccellenza. Ricordiamo che se la Mainterm dovesse vincere questo incontro e anche il prossimo a Palestrina, impresa fra l'altro ardua ma non impossibile, si aggiudicherebbe il passaggio nella Serie B d'eccellenza. Numero 8 Rossi con un tiro da 3 impreciso, Stama per Battistoni, fallo di Tomassi su Battistoni, primo fallo per lui. Intanto Battistoni con due tiri tenterà di allungare il passo della Mainterm, realizza il primo. Anche il secondo, due punti di Battistoni su tiri liberi in questo palazzetto con un colpo d'occhio davvero notevole, palazzetto pieno, 3.000, ricordo 3.500 spettatori, e c'è il fallo ancora di Aureli su Santoro, fallo di Aureli su Santoro che va anche a realizzare il secondo fallo per Aureli e due punti per Santoro. 4 punti il bottino del numero 15 in maglia gialla, che è ora al tiro in lunetta. È buono il tiro. Stama in avanti per Melioli. Dalla parte opposta c'è Battistoni, ancora un tiro da tre di Battistoni, ancora una bomba di Battistoni. 3 su 3 da 3 punti, è ritornato ad essere l'elemento più preciso della squadra. Ancora una lotta serrata sotto canestro, ne esce vittorioso Aureli, riparte la Mainterm. Stama, e anche Stama realizza.
e sono ora 10 punti di vantaggio della Mainterm, 37 a 27 a 7 minuti e 35 secondi dalla fine del primo tempo. Tomassi, palla rubata ancora da Aureli, Aureli in velocità, Aureli per Melioli, ma c'è un'infrazione di passi di Melioli, forse troppo tardi gli ha dato la palla e c'è il cambio ora, esce Costa, anzi esce Rossi ed entra Lulli. Scarinci da riposo al suo play e mette dentro Lulli, numero 13, che serve ora Tomassi. Tomassi controllato da Battistoni, sbaglia il tiro pressato, ma c'è Santoro, Santoro che va a realizzare. Santoro molto alto e fa valere la sua statura. Ora Stama per Battistoni, partita velocissima. Palermo, Battistoni ancora. Ancora un fallo, questa volta è di Lulli su Melioli. C'è la rimessa di Stama. 37 Mainterm, 29 Palestrina. Ancora una bomba di Battistoni, questa volta sbaglia. Riparte Lulli che serve Barraco. Costa, ancora Barraco. Ancora Santoro sotto canestro e c'è la stoppata di Palermo, ma anche il fallo attribuito dall'arbitro Colombo. Fallo attribuito a Maurizio Palermo, secondo fallo. E ci sono due tiri per Santoro. Sbaglia il primo tiro. Intanto vediamo che si sta scaldando anche Fanna, realizza il secondo. Si sta scaldando Fanna forse per cercare di porre rimedio alla statura di Santoro. Vediamo quali saranno le intenzioni di Sorgentone. E c'è un fallo in attacco attribuito a Maurizio Palermo. Terzo fallo per lui. Esce proprio Palermo ora, anzi esce Aureli ed entra Fanna. Tanto terzo fallo di Palermo. Esce Aureli, autore di 13 punti finora, trascinatore della Mainterm. Sono scesi a 7 ora i punti di vantaggio per la Mainterm Roseto sul Palestrina. Palla ancora rubata da Stama per Melioli e c'è il fallo su Melioli. Fallo di Rossi su Melioli, anzi di Costa. La rimessa per la Mainterm, palla rubata da Stama, palla rubata da Stama con un tuffo, ha approfittato di un momento di disattenzione da parte del suo avversario, ne ha approfittato per rubare palla e per far scattare in avanti Melioli, Melioli che ha subito un fallo. Ecco il motivo di questa rimessa in favore del Mainterm. Riparte la Mainterm con Battistoni, Melioli. Ancora Battistoni, ecco Stama per Palermo, ancora Stama, il tiro da tre. Il rimbalzo è di Costa. In avanti Barraco e serve, cerca di servire Tomassi, ma c'è una deviazione. La rimessa è per il Palestrina. Ecco che Barraco riceve ancora il tiro da tre. Sbaglia, fuori misura, palla... fallo di Costa, secondo fallo per il numero 11 e c'è ancora il cambio, esce Palermo autore di tre falli ed entra Aureli. Ancora il punteggio sul 37 a 30 in favore
della... Ma in termo ora Battistoni realizza il primo tiro. Sbaglia il secondo. 12 punti personali di Battistoni. Ora è in avanti il Palestrina con il numero 13 Lulli, che porta palla sempre seguito come un'ombra da Melioli, e c'è questo tiro sbilenco di Lulli, il rimbalzo è di Costa, poi il tiro da tre di Tomassi, il canestro del numero 7 che vale 3 punti, quindi ora sono 5 le lunghezze di vantaggio per la Mainterm. 4 minuti e 57 secondi al termine del primo tempo. Melioli per Stama, palla rubata da Barraco. Barraco questa volta restituisce la palla rubata prima in precedenza da Stama su di lui, e c'è il fallo di Stama, secondo fallo per lui. Minuto di sospensione richiesto da Sorgentone. Secondo fallo di Stama, quindi, in un incontro incandescente. Palazzetto dello Sport di Roseto Stracolmo. Si esaltano le due tifoserie, ma ne esce vittoriosa nettamente quella di casa. Sono quindi ora 3 i punti di vantaggio della Mainterm, 4 minuti e 45 al termine del primo tempo, soli 3 punti di vantaggio, quindi con Barraco che va ai tiri per il fallo intenzionale attribuito a Stama. Non realizza il primo tiro e c'è la rimessa ora in favore del Palestrina. 38 a 35 il punteggio, con Lulli in palleggio per Santoro. Ancora Lulli, ecco Tomassi, palla rubata per un attimo da Battistoni. Tomassi al tiro e c'è ancora il fallo, questa volta di Fanna, che lo vediamo ora in campo. È uscito, è entrato in precedenza per Aureli, poi Aureli è rientrato al posto di Palermo. Intanto il primo tiro di Tomassi va a canestro, va dentro anche il secondo, preciso. 11 punti per lui. Melioli, Stama per Aureli, ancora Melioli, ecco Stama, ancora Stama, c'era una contesa fra Lulli e Stama. 37 Palestrina, 38 Mainterm Roseto. Contesa fra Stama e Lulli, non dovrebbero esserci problemi per Stama, infatti si alza un bel po' su Lulli. Poi c'è questo intervento falloso di Costa su Aureli ed è il terzo fallo per il numero 11, è entrato da poco Aureli. Sbaglia il primo. Il rimbalzo è del Palestrina. Tomassi per Barraco, e va a realizzare Barraco. Ora sono 38-39 per il Palestrina. Melioli chiama lo schema, ecco ora Stama in possesso della palla.
Fanna per Battistoni, Battistoni in penetrazione e realizza, Battistoni realizza 14 punti per lui, Roseto in avanti di un punto. Tomassi, il tiro da tre di Tomassi, sbaglia Tomassi, il rimbalzo di Fanna, Fanna riesce a servire Battistoni prestato da Costa, Melioli per Aureli, Aureli per Fanna e c'è il fallo, fallo di Costa, ancora, ancora un fallo di Costa, il quarto fallo per lui, quarto fallo per Costa, intanto si prepara ad entrare Di Biase, entra ora a sostituire Melioli. Applausi per i due giocatori. Rientra intanto Kadir a sostituire Costa, autore di quattro falli in pochi minuti. Fanna ai tiri, uno, due tiri, il primo viene fallito. 39 scusate, Palestrina 40, Mainten realizza il 41esimo punto Fanna. Primo punto dell'incontro per il numero 12 in maglia bianca, Lulli. Per Barraco, Barraco in penetrazione e c'è il fallo di Aureli. Fallo di Aureli, terzo fallo per lui. Su Barraco che va ai tiri, intanto esce Fanna e rientra Palermo. Due tiri per lui, è buono il primo. Rimbalzo di Aureli, palla persa per la Mainten, palla persa per la Mainten a 2 minuti e 47 secondi dalla fine del primo tempo, 41 Mainten, 40 Palestrina. Rimbalzo conquistato dalla Mainten, riparte Di Biase per Aureli, per Battistoni e ancora il fallo, questa volta di Lulli. Fallo di Lulli, primo fallo mi sembra per lui, anzi è il secondo, secondo fallo per il numero 13 che è entrato in precedenza a sostituire Rossi. Realizza il primo tiro Battistoni. Dentro anche il secondo, 16 punti per lui ed è insieme a Barraco il miglior realizzatore fino a questo momento dell'incontro. Tomassi, Tomassi controllato da Battistoni, Tomassi serve Lulli, il tiro da tre di Lulli, sbaglia Lulli, palla ripresa da Tomassi e c'è il canestro di Tomassi, minuto di sospensione chiesto da Sorgentone. Tempo di annotare il 13esimo punto personale di Tomassi, come vedete 43 Mainten, 42 Palestrina, 2 minuti e 07 alla conclusione del primo tempo. Incontro molto equilibrato con una certa, con una certa, un certo predominio della formazione di casa, non fosse altro per l'apporto notevolissimo che sta dando il pubblico di Roseto, i tifosi di Roseto, gli sportivi accorsi al palazzetto dello sport per vedere una bella partita. È una bella partita in effetti questa che stanno giocando queste due formazioni, le migliori del girone che sono arrivate in finale dopo un campionato esaltante per entrambe. Palermo può andare a canestro e c'è il fallo di Kadir, primo fallo per il
numero 10 ospite, e c'è Palermo che con un 1 più 1 cercherà di portare in avanti la Mainterm. Riesce a realizzare il primo tiro, 6 punti per lui fino ad ora. Va dentro anche il secondo, 7 punti personali di Palermo. Palermo nella partita di andata con il Palestrina del campionato risultò uno dei migliori, realizzando 30 punti. Kadir va a realizzare, poi termina a terra Aureli e c'è il fallo di Tomassi. Fallo di Tomassi, secondo fallo per il numero 7. Intanto Kadir è rimasto a terra, subito accorso dai sanitari, soccorso dai sanitari. Un minuto e 22 secondi alla fine del primo tempo e il Mainterm è ancora in avanti di un solo punto. Partita molto ma molto equilibrata, con il Palestrina che tenterà di far valere tutta la propria esperienza nei confronti di un Mainterm che nel corso del campionato ha dimostrato di avere nella velocità e nella difesa le proprie armi migliori. Quindi nei giorni scorsi i giocatori della Mainterm e anche l'allenatore Sorgentone hanno detto che la squadra che più temevano in questo campionato era proprio il Campi Bisenzio, formazione eliminata nelle fasi precedenti dei playoff, e quindi ora c'è questo Palestrina attraverso il quale passerà la promozione in Serie B d'eccellenza. Realizza il primo tiro Aureli. Il rimbalzo di Palermo, riesce a conquistare la palla Barraco. Tomassi per Lulli cerca Santoro, lo trova, poi scambia con lui il tiro da tre e realizza Santoro da Lulli da tre. Realizza Lulli da tre punti, i primi tre punti per lui, può ripartire il gioco. 55 secondi alla fine del primo tempo, 47 Palestrina, 46 Mainterm Roseto. Aureli per Di Biase, Battistoni, realizza Battistoni, 18 punti per lui, 18 punti di Battistoni, ed è anche il miglior realizzatore fino a questo momento dell'incontro. Lulli cerca Tomassi, lo trova, il tiro di Tomassi e realizza Tomassi, 13 secondi alla fine del primo tempo. Di Biase da 3. Il rimbalzo è di Aureli, ma c'è il fallo, fallo di Aureli. Quarto fallo per Marco Aureli, fischiato a 5 secondi dalla fine del primo tempo. Il punteggio è in favore della Palestrina, 49 a 48, un punto di vantaggio, ma c'è ora Kadir che ha subito fallo da Aureli, che può tirare l'1 più 1. Non realizza il rimbalzo Eddie Di Biase, c'è il canestro di Stama. Tra gli applausi del pubblico termina il primo tempo, 50 a 49 in favore della Mainterm. Ricordiamo i 18 punti di Battistoni,
14 punti di Aureli, 8 punti di Stama, 7 di Palermo, 2 punti di Melioli e 1 punto di Fanna. Per quanto riguarda invece il Palestrina, a 16 punti è Barraco, 15 punti Tomassi, 8 punti Santoro, 3 Castaldi, 3 Lulli, scusate, con un tiro da 3, 2 per Kadir, 2 per Rossi. Termina quindi la cronaca del primo tempo di questa gara fantastica in una cornice di pubblico stupenda. L'appuntamento fra qualche secondo per la cronaca del secondo tempo. Sta per rincominciare la partita, il secondo tempo della partita di basket fra Mainterm, Roseto e Palestrina, la prima delle due o forse tre gare da cui uscirà la squadra promossa in Serie B d'eccellenza dopo un campionato esaltante per entrambe queste formazioni, la prima allenata da Sorgentone, la seconda allenata da Scarinci, due tecnici seri e preparati che hanno messo su due compagini con caratteristiche nettamente diverse ma entrambe fortissime. La promossa comunque non poteva che uscire da queste due squadre. Intanto ecco la contesa, palla subito per la Mainterm con Battistoni per Di Biase che inizia questo secondo tempo. Fanna è fuori, Aureli che ha 4 falli a carico. Palermo per Battistoni, il tiro da 3 di Battistoni, non c'è il canestro, riparte Tomassi, punteggio 49 Palestrina, 50 Mainterm. Palla conquistata da Tomassi e c'è il tap-in di Santoro che va a realizzare in vantaggio ora il Palestrina di un punto. Di Biase che chiama lo schema, serve Stama ora a Battistoni, ancora Di Biase per Stama, vai Stama, per Fanna, sbaglia da sotto Fanna, chiama anche il fallo ma l'arbitro non glielo concede. Intanto Kadir che zoppica leggermente, ora è Lulli che porta palla e c'è il fallo di Di Biase, fallo di Di Biase su Lulli. Rimessa in favore del Palestrina, ecco Kadir per Tomassi, ancora Kadir controllato da Palermo, Tomassi, su di lui sempre Battistoni, Barraco, serve Kadir e realizza Kadir su splendido assist di Barraco. Ora sono 3 i punti di vantaggio del Palestrina. Di Biase per Battistoni, Stama per Palermo, in sospensione Palermo non realizza, ancora un rimbalzo del Palestrina, quindi è Tomassi che porta in avanti i suoi, per Santoro controllato da Fanna, palla rubata da Di Biase, si inserisce Di Biase su un passaggio di Santoro per Tomassi e Battistoni va a realizzare 20 punti per lui, 52 Mainterm, 53 Palestrina che attacca ora in maglia gialla. Barraco per Lulli, ancora smista su Tomassi, Tomassi che scarica il tiro, il rimbalzo è di Palermo, Di Biase velocemente in avanti, tenta la penetrazione ma c'è la rimessa, solo la rimessa per il Palestrina e il Palestrina ritorna in avanti. Tomassi e c'è il rimbalzo di Fanna, Di Biase,
per Battistoni ora. Si ferma e dà a Stama il tiro di Stama e c'è il canestro e anche il fallo di Tomassi. Canestro di Stama, 10 punti per lui con la possibilità di fare anche l'undicesimo per questo fallo di Tomassi. Realizza Stama. 55 ora Mainter contro i 53 del Palestrina, 2 punti di vantaggio per Roseto. Lulli in avanti, controllato da Di Biase. Barraco va a realizzare. 18 punti per lui. 55 pari, partita in perfetto equilibrio a 16 minuti e 30 secondi dalla fine. Incontro velocissimo. Fanna per Battistoni. Il tiro di Battistoni e realizza. 22 punti per lui. 57 a 55. Lulli. Sale anche il tifo del pubblico presente sulle tribune. Tomassi. E realizza Tomassi, sempre molto preciso, 17 punti personali e riporta in parità la propria formazione. Il tiro da tre di Di Biase, sbaglia Di Biase ma c'è il fallo di Santoro, anzi è di Kadir, il numero 10 Kadir che spinge Fanna, secondo fallo per lui. Rimessa quindi in favore della Mainterm. Battistoni che serve Stama dalla parte opposta. Il tiro di Stama, il rimbalzo è subito preso da Tomassi. Velocemente Tomassi e il rimbalzo ora di Fanna per Di Biase. In velocità per Palermo che non riesce a trattenere la palla. E c'è un cambio ora, entra Apolloni numero 4 del Palestrina per dare il cambio a Tomassi, finora sempre presente sul parquet. Applausi per Tomassi, uno dei migliori giocatori di tutto il campionato. 57 pari il punteggio, 15 minuti e 20 alla fine della partita. Lulli scambia con Barraco, ancora Barraco ora. E c'è questo fallo di Battistoni su Barraco. Primo fallo per, anzi il secondo per Tony Battistoni. Kadir. Barraco si alza, serve. Ha cercato di servire Kadir, ma poi la palla è carambolata vicino Santoro e il tiro di Lulli da tre non ha esito. Palermo per Fanna e c'è ancora un fallo, questa volta è di Apolloni, il nuovo entrato. Fallo di Apolloni e c'è ancora un cambio, questa volta è Di Biase che esce, lo vedete zoppicare per il suo problema al piede destro che lo ha tenuto a freno in queste ultime tre gare. Sbaglia il primo tiro Fanna. Anche il secondo, il rimbalzo è di Barraco e c'è anche un fallo attribuito a Palermo. Ed è il quarto fallo per Maurizio Palermo, situazione falli davvero pesante per la Mainterm. Quattro falli Palermo, quattro falli Aureli. Intanto Lulli in possesso di palla. Ancora uomo la Mainterm, Lulli per Santoro e poi c'è i tre secondi di un giocatore del Palestrina. Stama
per Battistoni e c'è ancora il fallo di Barraco, terzo fallo per il numero 18. Intanto entra Dante Battista per Maurizio Palermo, quattro falli a carico, un po' sfortunato Dante Battista, uno dei giovani più promettenti. Intanto il primo tiro realizzato da Battistoni, anche il secondo va dentro, 24 punti per lui, 59 Mainter ma 57 Palestrina. Battista, un buon giocatore, deve però calmare, placare la sua irruenza che spesso lo porta a commettere molti falli. Apolloni intanto realizza i suoi primi due punti. Battistoni, ancora il fallo di Apolloni questa volta, il canestro non è buono, fallo di Apolloni su Battistoni, secondo fallo per il numero 4, la rimessa per la Mainterm. Battista, ancora un fallo questa volta di Santoro, molto bene Battista, costringe al fallo Santoro ed è il secondo fallo per il lungo del Palestrina. Battista ai tiri, sbaglia il primo, si può comprendere l'emozione in un momento come questo, 59 pari, sbaglia anche il secondo, la rimessa è per la Mainterm. Stama per Melioli, Battista per Stama, ancora Battistoni, Stama in penetrazione, ancora un errore da sotto, riprende Fanna e va a realizzare. Realizza Fanna da sotto, 61 Mainterm, 59 Palestrina. Applausi per Fanna. Barraco ora in palleggio. Per Apolloni, Barraco controllato da Stama. Rimessa per il Palestrina, c'è il minuto di sospensione chiesto dalla panchina di Scarinci e rientra anche Tomassi, punteggio di 61 a 59 in favore della Mainterm. Intanto vediamo il bandierone che copre tutta la curva dei tifosi di Roseto, applausi. ...13 minuti e 13 secondi alla conclusione della partita, 61 Mainterm, 59 Palestrina. Partita esaltante sotto il profilo atletico, sotto il profilo dell'impegno di queste due formazioni. Intanto la rimessa di Apolloni per Santoro, cerca di rubar palla alla Mainterm, non vi riesce, Lulli va a realizzare il suo quinto punto. Melioli per Stama, Battistoni scarica su Stama, il tiro di Stama realizza. 13 punti per Stama, 63 a 61, ancora due punti di vantaggio per la Mainterm. Tomassi, rientrato al posto di Barraco, Tomassi per Santoro, ancora Tomassi cerca la conclusione ma c'è il fallo, fallo di Battistoni. Ed è il terzo fallo per
Antonio Battistoni, e ci sono questi due tiri per Tomassi. Realizza il primo. Anche il secondo va dentro. 19 punti personali per lui. Stama che serve Melioli. Battistoni per Fanna. Ancora un errore. Palla conquistata da Apolloni. 63 pari. Tomassi. Tomassi va a realizzare in perfetta solitudine. 21 punti per lui. E il Palestrina è in avanti di 2 punti a 11 minuti e 56 dalla fine della partita. Stama, Melioli, Melioli, c'è il fallo, fallo di Lulli, ed è il terzo fallo per Lulli. La rimessa per la Mainterm. Ecco Battistoni, Melioli. Il tiro di Melioli, realizza il proprio quarto punto e c'è quindi la parità, 65 pari, 11 minuti e 30. Lulli, e c'è il fallo, fallo fischiato a Melioli su Lulli, secondo fallo. Sta per rientrare Di Biase, è rientrato Di Biase al posto di Melioli. Kadir Lulli che chiama lo schema. Tomassi, Tomassi, Tomassi controllato da Battistoni, il tiro di Tomassi, ancora un canestro, esce alla grande Tomassi. Come si poteva prevedere, Palestrina fa forza su questo giocatore. Ancora un tiro sbagliato, questa volta da Stama. 2 punti sopra il Palestrina, non bisogna sbagliare al tiro per non lasciare vantaggi. Buon assist di Tomassi per Santoro. 4 punti in avanti il Palestrina. 10 minuti e 30 alla conclusione della partita. In festa i tifosi venuti da Palestrina. Stama per Battista e c'è il contesa, anzi il fallo di Tomassi. Buona azione di Battista che fa commettere il quarto fallo a Tomassi. Quarto fallo di Tomassi e Battista in lunetta. 65 Mainterm, 69 Palestrina. 1 più 1 per Battista. Realizza il primo tiro. Non realizza il secondo, un punto solo per Battista. Tomassi e c'è, non realizza Tomassi, palla conquistata da Battista, applausi. Stama, Stama, serve Battistoni, Battistoni va in penetrazione, sbaglia, poi c'è il rimbalzo di Battista e c'è il fallo di Apolloni, fallo di Apolloni. Terzo fallo di Apolloni. Battista che sta disputando un buon incontro, ha preso quel rimbalzo fondamentale, non realizza il rimbalzo, poi è roba di Apolloni, ma c'è la rimessa, assurdo, la rimessa era per la Mainterm, ma l'arbitro la assegna alla formazione ospite. C'è il cambio, entra
entrano Aureli e Melioli ed escono Di Biase e Battista. Può ripartire il gioco Tomassi, autore di 4 falli. Sono 3 i punti di vantaggio per il Palestrina, 9 minuti e 46 alla fine. Il tiro da 3 di Tomassi sbaglia, il rimbalzo di Fanna, Battistoni, Melioli per Stama, ancora Melioli, Aureli quindi in campo per fornire tutta la propria esperienza, tutto il proprio apporto. Melioli al tiro, realizza Melioli, un punto in svantaggio ora. Barraco, che intanto è entrato, va a realizzare un canestro. ...20 punti per lui, e riporta a 3 il vantaggio del Palestrina. Battistoni, Melioli, il tiro da 3 di Melioli, e realizza Melioli. Parità, 71 pari, pubblico in delirio. Tomassi in palleggio, tifo assordante. Barraco, il tiro di Barraco, e c'è il fallo però di Stama, fallo di Stama, che ha ricevuto anche un colpo, fra l'altro, terzo fallo per lui. E c'è Barraco, realizza il primo, 72 a 71. Va dentro anche il secondo, 14 punti per lui, 73 Palestrina, 71 Mainterm, 8 minuti e 20 secondi alla fine. Stama, Battistoni, Melioli, ancora un tiro da 3 di Melioli, e ancora una bomba che va a canestro, 74 a 73. Tomassi ancora in palleggio per Barraco, e va a realizzare Barraco. Non sbagliano i giocatori del Palestrina. Battistoni per Stama, e realizza anche Stama, 15 punti per lui, un punto di vantaggio per la Mainterm. Apolloni per Barraco, palla per il Palestrina, termina fuori la palla, la rimessa è per il Palestrina. Tomassi, serve Kadir, e c'è il canestro da sotto di Kadir, un punto sopra Palestrina. Si lotta punto a punto in una partita equilibratissima. Melioli per Aureli, per Battistoni, e c'è il canestro di Battistoni e il fallo di Apolloni. Fallo di Apolloni e canestro di Battistoni, 26 punti per lui. Apolloni è il quarto fallo. Realizza il tiro Battistoni, 27 punti per lui, 79 a 77. Apolloni per Tomassi. Apolloni, il tiro di Apolloni, il rimbalzo è di Fanna, che serve, e serve Aureli, poi perde palla Aureli per Santoro, per Tomassi, anzi per Apolloni, che va a realizzare. Ingenuità in difesa questa volta. Fallo di Barraco, ed è il quarto fallo per lui. Quarto fallo di Barraco su Battistoni, 79 pari, 6 e 34 alla conclusione.
ancora Battistoni, il primo tiro. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Barraco, palla di Apolloni per Tomassi, Tomassi, perde palla Tomassi, Melioli, Melioli, e c'è un tentativo andato a vuoto di Melioli, palla che termina fuori ora. Battistoni per Stama, Stama va a realizzare, Stama, c'è anche il fallo di Kadir. Realizza Stama, 17 punti per lui, fallo di Kadir ed il terzo fallo per il numero 10. C'è il cambio, entra Costa ed esce Santoro. Sentite che tifo per la Mainterm. Stama al tiro, realizza, è buono il canestro. 83 a 79, ora sono 4 i punti di vantaggio per la Mainterm. Tomassi, ancora Tomassi, tutte per lui, tutte attraverso le sue mani, passano le azioni del Palestrina. Costa per Tomassi, Barraco, il tiro di Barraco che cerca di servire, anzi Costa, palla persa per il Palestrina. Ritorna in avanti la Mainterm con 4 punti di vantaggio a 5 minuti e 40 dalla fine della partita. Stama, il tiro di Stama e c'è il canestro, c'è però il fallo di Battistoni in attacco, canestro di Stama, 20 punti per lui, canestro di Stama ma fallo di Battistoni. 85 a 79, 6 punti di vantaggio. Tomassi per Barraco, per Kadir, e il canestro realizzato da Kadir, 8 punti personali per il numero 10 del Palestrina. Ancora un fallo questa volta di Kadir ed è il quarto fallo per Kadir, quarto fallo con 8 punti realizzati, quarto fallo questa volta su Aureli, Aureli anche lui gravato da 4 falli. Non realizza, il rimbalzo è di Barraco, serve subito Tomassi, in avanti Tomassi, ferma il gioco, 5 minuti esatti alla conclusione, 85 a 81 in favore della Mainterm. Apolloni, serve Barraco, va alla conclusione Barraco ma c'è il fallo, fallo di Aureli ed è il quinto fallo di Aureli, quinto fallo per Aureli. Applausi per lui. Quinto fallo per il capitano della Mainterm che esce con 14 punti all'attivo. Realizza il primo tiro Barraco. Non il secondo, il rimbalzo di Palermo. In avanti la Mainterm con Melioli, è rientrato Palermo, quindi Battistoni, Stama, ancora il fallo di Costa e dovrebbe essere il quinto fallo di Costa, quinto fallo di Costa, quinto fallo di Costa. Rientra Santoro, due tiri per uno più uno, anzi per Stama. Il rimbalzo è di Fanna, non realizza, poi c'è Stama che lotta, c'è la rimessa in favore del Mainterm, Kadir si è trascinato la palla fuori. Yeah.
Stama al tiro, il rimbalzo di Barraco, parte in velocità Kadir, Kadir realizza, Kadir 85-84, un punto di vantaggio per la Mainterm che ora attacca con Melioli. Ecco Stama per Battistoni, il tiro di Battistoni realizza e sono 30 i punti di Battistoni, 30 punti, ottimo bottino per lui, 87-84, Tomassi in avanti per Barraco, ancora Tomassi, ancora Barraco, Tomassi il tiro da 3 di Tomassi, non realizza, il rimbalzo di Fanna, Battistoni, Battistoni per Stama, per Fanna, e non realizza Fanna da sotto, non realizza ancora una volta da sotto Fanna, palla persa, buttata al vento per la Mainterm, Tomassi per Barraco, Tomassi, ancora un fallo, questa volta è di Battistoni, Battistoni al fallo, dovrebbe essere il quarto per lui, è il quinto fallo anche di Battistoni, quinto fallo di Battistoni. Mainterm 87-84 Palestina, questo time out ci dà l'opportunità di vedere i punti, 30 punti per Battistoni, 20 per Stama, 12 per Melioli, 3 per Fanna, 1 per Battista, 7 per Palermo, 14 per Aureli che è uscito per 5 falli. Per quanto riguarda il Palestrina poi 21 punti Barraco, 23 Tomassi, 10 Kadir, 16 Santoro, 5 Lulli, 4 Apolloni, 2 Rossi. 87-84 Palestrina, partita a questo punto arrivata a punto delicatissima. Con Tomassi che deve tirare, realizza, e come poteva essere diversamente, altissima precisione di Tomassi, questa volta però sbaglia e c'è il rimbalzo di Barraco che va a realizzare. Barraco che è andato a realizzare, 87 pari ora, 2 minuti e 30. Stama, Melioli, Di Biase, Stama, Di Biase ancora, Melioli il tiro da 3 e la bomba, 15 punti per lui, 90-87. Tomassi in palleggio per Barraco, il rimbalzo di Fanna, Fanna serve Di Biase, ha sbagliato Barraco questa volta e c'è il fallo, Apolloni, è il quinto fallo di Apolloni, quinto fallo di Apolloni quando mancano 1 minuto e 40 secondi alla fine della partita. Molti falli sono stati commessi in questo incontro, sono usciti per 5 falli, prima Aureli, subito dopo Costa, poi Battistoni per la Mainterm e ora Apolloni per il Palestrina. 90-87 il punteggio in favore della squadra padrona di casa, solo 3 punti di vantaggio quindi
contro una Palestrina che non è mai domo e che in questi ultimi 100 secondi cercherà di ribaltare il punteggio a proprio vantaggio. La Mainter sceglie di tener palla. Melioli per Di Biase. Palermo per Di Biase ancora. Di Biase in palleggio, controllato da Lulli. Per Stama. Stama al tiro. Esce la palla dal canestro, ma c'è Fanna. È il fallo. Il fallo di Santoro. Il fallo di Santoro. Terzo fallo per lui. 1:16. Fanna ai tiri. Ne deve realizzare almeno uno. Sbaglia il tiro. Anche il secondo rimbalzo di Stama. Applausi per lui. Offre subito a Di Biase. Per Melioli. Palermo. Per Stama. Melioli. Ancora Stama. Melioli. Di Biase. C'è un certo timore per il tiro. Stama va a realizzare. Stama realizza. Stama, 22 punti per lui. Tomassi controllato da Melioli. Per Barraco non realizza. Il rimbalzo è di Barraco, ma si trascina la palla fuori. La rimessa è per la Mainter. 32 secondi alla fine. 92-87, la Mainter a questo punto ha in tasca il successo. 5 punti di vantaggio, 32 secondi, deve tenere palla per 30 secondi e se ci riesce ha vinto l'incontro contro una formazione davvero molto forte, una formazione che ha dimostrato non solo durante tutto il campionato ma anche in questa partita qui a Roseto di essere fortissima, di poter contare su uomini del calibro di Tomassi, di Barraco, che possono decidere un incontro. Non deve perdere palla la Mainter. C'è il fallo di Lulli, quarto fallo per lui. Quarto fallo per Lulli. Stama la rimessa per Palermo. Di Biase. Fanna. Deve tenere palla, la deve dare subito ora. Ecco il fallo. Il fallo è di Rossi. Ancora un fallo e ancora la rimessa. Secondo fallo di Rossi. Stama per Di Biase e c'è il canestro di Di Biase, canestro per lui, primi due punti. 102-87, 19 secondi alla fine. Rossi 94-87. Ancora palla per la Mainter, 8 secondi. Stama, rubata la palla da Tomassi. E c'è la fine. La Mainter vince 94-87. Vince la Mainter in un incontro esaltante. Il pubblico invade il campo in segno di festa. Pubblico di Roseto che va a ringraziare i propri beniamini per questo incontro favoloso vinto 94-87. E c'è ora anche qualche scontro, tentativo di scontro fra le due tifoserie, subito placato dalle forze dell'ordine. E ora vediamo l'immagine di Melioli che viene accompagnato
dai suoi sostenitori, dai suoi tifosi, vince la Mainterm in questa cornice di pubblico esaltante. Un incontro molto tirato, un incontro equilibrato, se lo aggiudica alla fine la Mainterm grazie anche al proprio pubblico. Ecco, vediamo ora i giocatori che tornano in campo per ricevere l'applauso e per darlo a sua volta, a loro volta, ai propri tifosi. Un colpo d'occhio fantastico, un tifo forse unico in questo campionato di serie B2. E ricordiamo il punteggio 94-87, e prima di concludere la telecronaca concedetemi un saluto personale ad un amico che domani deve sottoporsi ad un intervento chirurgico. Grazie e in bocca al lupo, quindi auguri a Giovanni, un saluto da parte di tutti noi. E concludiamo questa telecronaca, incontro di basket esaltante, vinto dalla Mainterm 94-87. Un ringraziamento a tutti da parte di Francesco Palange e dell'operatore alle riprese Cesare Marziani. A risentirci a mercoledì per l'incontro di ritorno fra Mainterm Roseto e Palestrina in quel di Palestrina. Di nuovo grazie e buonasera.